cos'è il potere? Tombola via! Tombola! Tombola! Tombola via! Controllare! Ah, però se sentite la mandata per i nonni! Però le amici nonni! Siamo alla terza estrazione! Via, fai vedere i regali! A 16! 69, 69! Se penso al caldo e al freddo che ha fatto a Petrella, mi viene in mente un amico mio che fa un rappresentante, sta a Bolzano, va, fa sempre fritte, ha telefonato la moglie e sta a Petrella, ciao caro, come va? E te come va lì sopra? Te io sto sotto uno e va male, e da Petrella tu come fa? A te io sto sopra uno e va benissimo. Allora, Don Domenico, lo sai che cosa fa un nano dal fotografo? No, ma non mi ci sono mai trovato veramente. Ah, non lo sai che cosa fa un nano dal fotografo? Aspetta lo sviluppo. Allora sì, ci sono tante tante di quelle barzellette. Io per esempio ho mia zia che ha 92 anni, mio zio 92 anni, ha fatto la mattina, ha fatto il vecchietto, ha fatto Mari, se ti muore prima tu, e questo è più che sicuro, lo sai che ci faccio scrivere sulla tua tombola? Qui giace mio marito Peppe, e sotto ce lo scrivi chi? E che ci scrive? E ci si scrive finalmente rigido. Grazie, grazie. Ma fa un serpente sopra un giornale, che cosa fa? Striscia la notizia. Grazie. E allora delle volte bisogna anche studiare. Un carabiniere si è sentito male, l'ha portato in ospedale. Allora fa il medico, si avvicina alla moglie, poverina la moglie, signora mi dispiace, ma vostro marito ha avuto una paralisi progressiva che piano piano le sta paralizzando tutto il lato sinistro del corpo. A questo punto il maresciallo, terrorizzato, riesce a infilare la mano lesa sotto la lenzuola, afferra l'uccello e lo tira tutto a destra. La salvata! Grazie, grazie di tutto, grazie, accogliamo un bel applauso il nuovo anno. Auguri a tutti e buon 2014! La tombola continua! Grazie, grazie a tutti, grazie, auguri! A giocare probabilmente numero 33. Sì, vogliamo saperlo perché siamo curiosi. È un bel regalone, che ci sarà dentro?
Ciao Micheli. Oh, un bellissimo. Continuiamo, continuiamo veloci. Numero. Grazie. Attenzione. Numero 79. Ma vogliamo sapere chi le ha fatte le frittelle però. Oh. Quindi Beli e Maria. Solo un brevissimo pensiero. Sono venuto a fare gli auguri a tutti, ma in modo particolare a Don Ugo. Facciamone un applauso grandissimo. Ho colto un bel momento, la tombola, la gioia di stare insieme, la forza di aiutarsi un con l'altro. Ho molto apprezzato il metodo che avete inserito, cioè i più piccoli aiutano i più grandi, ed è molto bello questo, cioè la gioia del gioco non è rivolta a chi vince, ma a chi vince insieme, aiutandoci, sostenendoci, dandoci una mano. E poi ho visto che sono consistenti i premi, anche questo è molto bello, ed è anche Don Ugo ha vinto, e vedremo che cosa ha vinto, sarà una scoperta, una sorpresa. E grazie perciò a tutti voi, grazie a Don Domenico, un grande applauso veramente. L'abbiamo visto una veste di chitarrista, abile e coinvolgente. E poi anche un applauso al sindaco, così geniale. Alle cuoche e a tutti i volontari, veramente, da questa bella struttura. Auguri, buon cuore, buon anno a tutti voi. Ecco. E poi ovviamente a tutto il personale, alla Presidente, grande applauso. Veramente. Vorremmo dire insieme ad Ave Maria, che, ecco, e chiediamo la pace, voi sapete che c'è la marcia per domani, chiediamo che possa essere un momento bello per tutta la città, per tutta la città.